Eccoti qui. Ascolta, abbiamo trovato Stefano da Bagnone. Segui la strada e ti porterà all'abbazia dove ha trovato rifugio. Aspetta, prima di andare, prendi. Puoi servirtene per creare un diversivo. Grazie, amico. Per cosa? Per l'aiuto del Signore. Se pensate che al Signore interessino le nostre faccende, vi ingannate assai. Ma per carità, vi prego, continuate a illudervi se ciò vi aiuta a passare il tempo. Ciò che dite è blasfemo. No, ciò che dico è vero. Ma negare la sua divina esistenza è l'unica risposta razionale da opporre all'assunto che ci sia un folle invisibile nel cielo. E credetemi, se la vostra preziosa Bibbia è il meglio che è riuscito a trovare, ebbene, è completamente uscito di senno. Come potete parlare così? Indossate le sue vesti. Solo perché mi hanno permesso di avvicinarmi ai medici. Ma avete ragione. Provvederò a cambiarmi d'abito non appena avrò sistemato l'assassino. Ah, quel demonio. Almeno su questo siamo d'accordo. Dicono che il diavolo l'abbia dotato di una forza e una rapidità sovrannaturali. Il diavolo? Quelli sono doni che si è fatto da solo, con la pratica. È inquietante quanto siate restii ad accettare le persone per le scelte che operano. Credo che se poteste giustifichereste tutto il mondo. Perdono la vostra assoluta mancanza di fede. E pur sempre uno dei suoi figli. Vi ho detto che... Ah, che serve. Facciamola finita, è come parlare al vento. Pregherò per voi. Come volete, ma fatelo in silenzio. Devo restare vigile. Adesso vedrò chi aveva ragione. Dov'è Jacopo? Non ho nulla da temere ormai. Si incontrano all'ombra degli dei romani. Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. Sì, respiriamo. Colpiti dalla sua spada. Attenzione, attenzione.
Potrebbe... Mannazione, lurido bastardo. Ha un viso... Eccolo! Svelti, svelti, addosso! Dove diavolo? Avete visto dov'è finito? Lo vedo! Laggiù, eh? Non te ne andrai! Maledizione, stia... Eccolo! Addosso! Non lo vedo. Eccolo! Prendiamolo! Oof.
Eccolo! Lì! Lì! Dove stiamo? Eccolo! Addosso! Laggiù! Riportate la famiglia a casa e barricatevi dentro finché la sua ombra non sarà scomparsa! Salute, Ezio. Antonio Maffei si è rifugiato in cima all'edificio più alto della città e da lì lancia farneticazioni e frecce in egual misura. È chiaro che ha perduto il senno. Come se non bastasse, ha fatto appostare degli arcieri tutto intorno. Ti conviene farli fuori prima di avvicinarti. Bene, grazie delle informazioni. Signame della Gilda dei Maniscalchi! Una nota dai fornitori di pietra!
A causa della penuria di materiale scavabile, solo un terzo degli ordini sarà soddisfatto questo mese. Avanti, scendi o ti butto giù io. Meriti di stare laggiù in mezzo alla feccia. Cittadini di San Gimignano, prestate orecchio alle mie parole. Dovete pentirvi e cercare il perdono. Le vostre impietà ci hanno scatenato contro l'ira di un demonio. Evocato dai nostri peccati, ora si aggira per il mondo ammantato d'ombre di tenebra. E comunque passi, la morte lo segue. Sapete perché? Perché avete traviato e sacrificato la vostra libertà. Per quel maledetto Lorenzo de' Medici! Non siete che fantocci! Schiavi dei cordoni della borsa! Ammaliati da parole velenose! Avete perduto la virtù! Avete perduto la dignità! Avete perduto la fede! E questo attira i demoni! Li invita a fascersi delle nostre anime! E lo faranno! Mentre voi brancolate nell'ignoranza! Sappiate che uomini provi sono morti per proteggervi dal male! Uomini che volevano salvare queste terre! Di morire in fretta, hai capito? Ho un appuntamento fra un quarto d'ora! Unitevi a voi, amici miei! Così che insieme possiamo resistere a questa oscurità! Ascoltate, o cieli! Io voglio parlare! Ho dalla terra le parole della mia bocca! Stilli come pioggia la mia dottrina! Scenda come rugiada il mio dire, come scroscia sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto. E retto! Peccarono contro di lui i figli degeneri. Generazione tortuosa e perversa! Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente! Non è lui il padre che ti ha creato, che ti ha fatto, che ti ha costituito! Non dovresti stare qui! Prendete quel bastardo! Sono morti per proteggervi dal male! Uomini che volevano salvare queste terre per purificarle! Laggiù! Unitevi!
insieme possiamo resistere a questa oscurità. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Vattene via, demonio. Abbi rispetto per la morte, amico mio. Te lo do io il rispetto. No, io. Che tu possa alfine trovare riposo nel corpo e nella mente. Requiescati in pace. Maestro, è con l'angoscia nel cuore che vi scrivo. Il profeta è giunto, lo sento. Gli uccelli non si comportano come dovrebbero. Girano attorno al luogo, li vedo dalla mia torre. Non parteciperò all'incontro come richiesto. Non posso espormi in questo modo, rischiando che il demone mi trovi. Perdonate se ascolto solo la mia voce. Che il padre della comprensione vi guidi e guidi me. Fratello Antonio. Andatevene subito, le guardie non sono. È stato sempre qui, vero? La signoria di Firenze, tutti i residenti in San Gimignano devono uniformarsi. La mia musica non vi piace? Ezio, era ora che arrivassi. Abbiamo trovato Bernardo Baroncelli, ma... Ottima notizia. Ditemi dove si trova e provvederò a toglierlo di mezzo. Questo è il problema. Lorenzo l'ha fatto arrestare alcuni giorni fa, al suo ritorno da Costantinopoli. Ma è fuggito. Crediamo possa nascondersi da qualche parte a San Gimignano. Va bene. Vedrò di riuscire a individuarlo. Come speri di riuscire laddove il resto di noi ha fallito? Ho i miei sistemi. Si muove nell'oscurità, non conosce alcuna pietà, alle guardie taglia la gola. Ma che... Impressionante. Attento. Meglio che stia alla larga. Si annoierà, sarà perso, confuso, distratto, ucciso. Andrà tutto bene. E se dovesse venire, se accade, continuo a spostarmi, mai nello stesso posto a lungo. Sono come dormire. Quando dormire? Dove dormire? La torre delle guardie, magari. Credo al mazzo. Lui non sa. Così. Aiuto! È qui! Misericordia! L'assassino! Meglio tornare a casa! Sapevo del tuo arrivo. Dov'è Jacopo? Perché tu possa fargli ciò che hai fatto a me? Hai ancora tempo per ripulirti la coscienza. Ci incontriamo in chiesa quando viene indetto un convegno. Mi duole dover giungere a tanto.
Requiescat in pace. Lo prenderemo! Non ci trovo! Meglio filare! Lo prenderemo, state tranquilli! Presto, non smetterai di soffrire! Prego, lasciatemi in pace! Perché vi temono? Ehi, non dovresti stare qui! Scendi giù! Subito! Perché vi comportate in questo modo? Sono qui, Ezio. Abbiamo trovato l'arcivescovo Salviati. Si è barricato all'interno di quella villa. Usa alcuni dei miei uomini per aprirti la strada. Quindi trova il modo di scalare il muro per aprire la porta. Ah. Comandare un'armata tutta mia. Un piacevole diversivo dal solito agire in furtività. Mi piace. C'è fisto. Eccolo! Prendiamolo! Ti ho visto! Respiro! Non avevano sistemata. Queste mura hanno retto per 100 anni e reggeranno per altri 100! Non sprecare la vita dei tuoi uomini! Laggiù! Vattene! Là! Vattene via! Qui non troverai che la morte! Torna indietro! Sono altro che poveri vecchi. C'è sistemata. Laggiù! Ti avevo avvertito di stare alla larga, assassino! Dovevi darmi ascolto! Uomini, preparatevi! L'assassino è arrivato! Devo trovare il modo di aprire la porta. Bastardo! Questo è stato l'ultimo giorno! Colpiti al momento opportuno! Mi senti? Voi templari, sempre a dire le stesse cose! Credi che io mi spaventi per qualche mercenario? Dove?
hai un piano notevole. Dov'è Jacopo? Sa che lo stai cercando. Esce solo con le tenebre per incontrare gli altri. Questo riguarda il quando. Ora dimmi dove. La fede dovrebbe dare conforto, non pena. Requiescat in pace. Fare idiozie mentre mandi questi uomini a morire! Fratello, come senza dubbio avrai saputo, egli ci dà la caccia in cerca di vendetta. Non avremmo mai dovuto acconsentire, mai dovuto cospirare. Ma quel che è fatto. Perciò ho indetto un incontro col maestro a 3 notti da oggi, per chiedere asilo, a Venezia, oppure da lui, a Roma. Ci incontreremo alla chiesa di San Gimignano e raggiungeremo il luogo del convegno all'ora stabilita. Ti esorto a partecipare. Rimanere qui sarebbe un suicidio. L'assassino è tenace. Non possiamo sperare di fermarlo da soli. Ma forse, con l'aiuto del maestro, potremmo avere il tempo di organizzare una reazione decisa. Sii prudente. Abbiamo perso Firenze, è vero, ma questo non comporta necessariamente la nostra fine. Che il padre della comprensione ti guidi. Tuo fratello, Jacopo. Assassino! Ho 4 omicidi e 2 furti senza un colpevole. Forse dovrei strapparmi la lingua. Avanti, amici! Ora il metallo si paga di meno. Ho molti accessori che vi donerebbero. Via di qui! Riesco a tenere a freno la lama e a seguirlo. Mi condurrà dai suoi fratelli templari. Avrò altri nomi per il mio elenco. Ma che succede qui? Sono in ritardo. Non mi hanno visto, questo è certo.
Porta tua sorella, che ci divertiamo. Cercate. Avete mai visto fanciulle più suavi, messere? Scommetto che sapete. Adoro come trattare una signora. Che state complottando tu e gli altri, Jacopo? Questa storia parla di morte di... Siete andati a questa lettera in casa in cerca del la vendetta sarà consumata, la giustizia sarà ritornata. Un altro saltimbanco acrobata. Che idiota. Si muove nell'oscurità, non conosce alcuna pietà. Alzi guardi e taglia la gola, lo afferma la vendetta. Essa sola. Fate strada. La sua mano il nemico uccide. Inizierai a correre. Agni... Canterò una canzone. Non vi aggrada, messere? Propongo di assoldare per difenderci chiunque li spaventi in questo modo. Nella lettera accennavi a Venezia. Ci sono altri templari anche lì? Beh, dategli addosso. Sarà francese. Sì, va bene. Quanti altri sono responsabili della morte di mio padre? Chiedo venia, maestro. Ho fatto il possibile, ma l'assassino era troppo forte. Evidente. Altrimenti gli altri sarebbero qui con voi. Per non parlare del fatto che Firenze rimane nelle mani dei Medici. È colpa di Francesco. La sua impazienza l'ha reso avventato. Ho tentato di essere la voce della ragione. Più che altro la voce della codardia. Proprio voi parlate, signor Barbarigo. Se ci aveste mandato armi di qualità invece di questo ciarpame che voi veneziani Tacete! Chiamate ar... Ci siamo fidati della vostra famiglia e ci avete ripagato con inazione e incompetenza. Quindi chiamato a rispondere del fallimento, inventate scuse e ci insultate? Come vi aspettate che reagisca? Non saprei. Sta bene. Lo so io. Ah! Oh! No, vi prego. Non... vi prego non che cosa. Posso...
picchiare. Solo risparmiatemi. No. Che l'ordura. Mi spiace averti strappato la preda, assassino. Credevi davvero che non mi aspettassi la tua presenza? Che non l'avessi voluta? Sono metodi che usiamo da molto più di te. Uccidetelo. So che state solo obbedendo agli ordini, perciò lasciatemi e vi risparmierò la vita. Senti questo come... Assassino, sei mio! Lasciami andare, ti prego! Vai, amico, libero da fardelli e paure. Requiescat in pace.